anziché dire disegniamo una lampada, mi sono domandato, disegniamo un apparato, qualche cosa che è capace di prendere la sorgente luminosa artificiale e di rimandarla con una certa intelligenza, una certa grazia nell'ambiente che ci sta vicino. Ho chiamato questa lampada Chiara perché a me piace sempre giocare al confine tra i significati delle parole. Credo di aver preso un foglio di cartone molto grande ed aver disegnato con una matita una superficie adatta a richiudersi e divenire un cilindro, lo stelo insomma, che sorregge la testa di questa lampada, la quale invece doveva avere le sue ali aperte per rimandare giù a destra, a sinistra e davanti la luce che alla sorgente si poteva nascondere. Allora si trattava ancora di lampadine, naturalmente. Parlando di design, allora, in quegli anni, negli anni 40, 30, eccetera, si pensava di implicare un'affermazione. L'era degli stili è finita, adesso la forma segue la funzione. E io a questo non credo, perché la forma segue l'emozione, segue il significato, segue i valori. Io da tempo ho fatto giustizia di questa sciocchezza. Anche una lampada come Chiara segue la funzione. Pensi in quanti altri modi si può deflettere o riflettere la luce e rimandarla su una certa parte. Chiara stessa riempie lo spazio, dice, parla, perché parla alla tua capacità emotiva di leggere le cose. Nel mio studio si continua a disegnare quando capita, mi è dato di lavorare su pezzi di città, nuovi insiemi, si disegnano anche edifici, si disegnano interni, si disegnano mostre, allestimenti, arredi, si disegnano oggetti, piccoli oggetti, eccetera. E poi man mano tu lavori attraverso il tentare, pensare e fare, e alla fine questo procedimento insolito, spurio, è quello che io preferisco, che per esempio mi ha portato a disegnare una cosa come la cab, tanto per dire, che non era immaginabile neanche con la mente di un genio, perché solo cercando di farla, non riuscendo a farla, trovando il modo per farlo, è diventato quello che è diventato. Il rapporto con Flops era un rapporto di tangenze tra persone, un po' di nostalgia di quei tempi in cui i rapporti erano prima di tutto umani, erano con Cesare Cassina, con Sergio Gandini, eccetera, eccetera. Io ricordo entrambi con grande nostalgia e piacere, perché parlare con queste persone che sono i fondatori di tante cose che oggi sono ancora vivacissime e che si stanno espandendo è sempre un piacere oltre che un dolore.